sempre presente. Ebbene, sindaco, il tuo cammino finisce qui. A soli 7 mesi di questa amministrazione, noi l'abbiamo detto dal primo giorno, il Partito Democratico stamattina, anzi oggi, si mette fuori dalla maggioranza e dichiara di voler votare atto per atto e quindi apre ufficialmente la crisi. Una crisi che tu non hai voluto né guardarla in faccia e né prenderla di petto. Il sottoscritto a più riprese ti ha esortato in modo non strumentale, perché le nostre dichiarazioni di opposizione, queste non sono state mai strumentali, ma di buon senso e di responsabilità, che a un certo punto di questo tuo cammino avevamo chiesto al sindaco di dimettersi per prendere tu le redini in mano della situazione. Invece ti sei fatto travolgere, sindaco, ti sei fatto travolgere dalla crisi, dalle problematiche di questa maggioranza. La città è immobile, quella rivoluzione che tu hai paventato in campagna elettorale da soli 7 mesi si è fermato fuori queste cose. Questa maggioranza non ha la capacità di poter risolvere i problemi che affliggono questa città, i nostri cittadini e le famiglie che vivono un momento di grande disagio. Ebbene, su questo aspetto io voglio fare un'ulteriore riflessione. Vedete, il centro-sinistra, che ha governato per 15 anni questa città, ha fallito in quei 15 anni e ha fallito in quei 7 mesi. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che vorrei affrontare una riflessione con voi pubblicamente oggi. Guardate, sono 20 anni che questa città non si governa, questa è la verità. E lo dice uno che ha fatto l'assessore, per problemi e guerre intestine all'interno degli stessi schieramenti. Allora, una volta il centro-destra, una volta il centro-sinistra, ma gli uomini sono sempre gli stessi, sindaci. E questo porta a un momento cattivo. Io ricordo sempre, ogni campagna elettorale c'è una ferocia e una cattiveria inaudita in questa città. E lo ricordo, ero più giovane, dal 1990. Ogni campagna elettorale c'era l'ombra di una camorra. E ogni campagna elettorale chi vince poi ha questo azio di governare e non c'è un momento di sintesi tra maggioranza e opposizione. Non c'è un momento dove queste belle parole che sento spesso dire il bene della città, ma francamente io non ho mai visto in questa città veramente un politico che vuole bene a casa sua. Ognuno ha sempre fatto i propri interessi, le proprie lobby, le proprie lo sport system si chiama, no? Io sono proprio contrario allo sport system, per esempio, sindaco, perché non porta mai da nessuna parte. La verità è che uno deve essere chiamato a governare una città in modo responsabile rispetto ai problemi, altrimenti non si cambia, altrimenti non scende il politico. Tu come me hai voluto dare il tuo contributo, forse la tua inesperienza da politico ti ha portato a questo, però ti avevamo avvisato, sindaco dimettiti, sono state le parole che ho usato negli ultimi consigli comunali. E vedete, se a Casoria, una quarta città della Campania, poi ci sono tanti bei padroni, no? Non si apre una nuova stagione politica dove si finisce con questa ferocia sulle persone, sull'individualismo e mai andare sui veri problemi. Questo noi l'abbiamo detto in campagna elettorale. Lasciamo da parte
un programma, non aveva un'idea della città. Abbiamo dovuto aspettare 6 mesi per portargli il famoso file aperto, mi viene anche da sorridere. Abbiamo aspettato 6 mesi perché non c'era un'idea. Vi siete messi insieme, parte della destra storica, del centro-sinistra, che ha governato in modo sciagurato questa città per 20 anni, solo con il fatto di vincere. E poi avete ovviamente cavalcato una divisione al nostro interno. Per il sindaco, purtroppo oggi 21 dicembre è finita finalmente questa storia. Perché da persona per bene che sei, e io questo lo dico e lo dirò sempre, la città ti aspetta un atto di responsabilità da parte tua. Con quello che ti ha assistito dalle parole che l'amico consigliere Pino Palma ha detto in modo terribile sotto l'aspetto politico, ti ha inchiodato puntualmente dicendo che questa amministrazione ha fallito, dicendo che è pienamente contrario agli atti che hai prodotto dalla pianta organica, dal MUC, dal Più Roma, e dicendo poi si mette fuori dalla maggioranza guardando atto per atto. Ebbene sindaco, io sono convinto che almeno tu, c'è una canzone, almeno tu nell'universo, almeno tu non ti sei fatto prendere dalla sindrome della quella poltrona, no? La sindrome del sindaco. Io sono sicuro che questo a te non è avvenuto, anche perché il tempo è stato molto breve, però devi fare un atto di responsabilità. Appena finito questo consiglio comunale, io credo, da persona per bene che sei, devi rassegnare le dimissioni. Grazie. Grazie a te, consigliere.